A che punto sono i lavori di restauro di San Siro? Diciamo che sono a buon punto, in quanto stiamo lavorando da pochi mesi ed è quasi ultimato il tetto più alto, la parte più alta della basilica è quasi ultimata. Certo, i lavori saranno ancora molto lunghi perché ci sono ancora altri due tetti più bassi da iniziare, da demolire e poi da rifare di nuovo. C'è da montare ancora i ponteggi intorno al campanile e restaurare il campanile con alcuni interventi anche alla cella campanaria e alle campane stesse. E poi c'è tutto il tetto sul presbiterio che comporterà un lavoro assai lungo e anche un po' dispendioso, in quanto attualmente il tetto sul presbiterio è coperto di tegole e, secondo disposizione della sovrintendenza, dovrà essere coperto anche quello di ardesia e quindi dovrà essere fatta anche a nuovo la trabeazione e il tavolato sotto. Attualmente la chiesa è chiusa ai fedeli? Non è chiusa, anche se durante la settimana celebriamo le funzioni nella chiesa di fronte, nell'oratorio dell'Immacolata, però la chiesa è aperta, si può entrare per pregare, per visitare, non si può circolare nel centro della chiesa per ragioni di sicurezza, dovesse per caso cadere qualcosa dall'alto, però non è successo niente, poi ci sono tutti i ponteggi e la rete di protezione e quindi la chiesa è aperta per la preghiera personale, per le visite. Alla domenica, al sabato sera e alla domenica, è aperta anche per le funzioni, perché i lavori al sabato e alla domenica non vengono fatti e quindi viene fatta la pulizia e alla domenica le funzioni sono tutte in chiesa. Il costo di questo progetto? Il costo complessivo è di circa 600.000 euro, salvo imprevisti, che abbiamo reperito con un po' di fatica, diciamo così, e con molte pratiche burocratiche, anche se vogliamo, ma che abbiamo reperito in questo modo. La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8 per 1000, ci ha concesso un finanziamento sostanzioso, 300.000 euro. La Fondazione Carige ci ha garantito un finanziamento di 150.000 euro, il resto la parrocchia sta perfezionando le pratiche per accendere un mutuo e poi abbiamo lanciato una sottoscrizione a cui c'è stata una risposta, considerando anche i tempi difficili in cui siamo, c'è stata una risposta generosa. Ci siamo prefissi in questa sottoscrizione di raccogliere 100.000 euro e in pochi mesi ne abbiamo già raccolti oltre 90.000, quindi pensiamo di raggiungere la cifra che c'eravamo prefissi.